Chiara era una giovane di Assisi. Assisi all'epoca era un piccolo borgo umbro abbastanza sconosciuto, come ce n'erano molti, non è l'Assisi che conosciamo oggi ovviamente, no? E lei era di una famiglia nobile, una delle prime famiglie di Assisi, diciottenne quando inizia la sua avventura di fede. Ecco, 18 anni al tempo di Chiara erano tanti per una ragazza nubile. All'epoca le giovani donne nobili a 12-13 anni erano già promesse spose, con motivi prettamente politici in genere, no? La famiglia usava i matrimoni per aumentare il potere, i possedimenti, i beni. Lei, dicono i testimoni al processo di canonizzazione, era bella. Di Chiara abbiamo un documento preziosissimo che è il processo di canonizzazione, preziosissimo perché le sorelle che hanno vissuto con lei una vita intera testimoniano di lei, ci raccontano di lei. E oltre alle sorelle, alcuni cittadini di Assisi che l'hanno conosciuta prima di entrare. Uno di questi dice che Chiara era bella della faccia, era una bella donna nobile, di una famiglia potente. Incuriosisce che a 18 anni non abbia ancora scelto quale vita per lei, anche perché ad Assisi esisteva un monastero benedettino a Bastia, dove lei avrebbe potuto entrare con tutti gli onori del caso, essendo nobili, anche avviata a divenire abbadessa, ad avere ruoli di governo, ma lei non aveva ancora scelto nulla. Quando Francesco inizia la sua avventura, a sua volta, Chiara è ancora più giovane di Francesco, però sicuramente ne rimane affascinata, colpita. Assisi era un piccolo borgo, si parlava di Francesco, che era un ragazzo anche lui, avviato a ben altri orizzonti di vita, ed improvvisamente cambia strada totalmente. Chiara in Francesco riconosce quello che stava cercando, ha una risposta alle domande che si portava dentro finalmente. Si incontrano. E questo sappiamo dalle fonti, degli incontri di Francesca e di Chiara. Lui le propone la via del Vangelo, che lei segue in modo molto ardito, oltretutto, e molto, come dire, originale rispetto appunto alle scelte di vita religiosa del suo tempo, che erano quelle del monachesimo tradizionale. Scappa la notte della Domenica delle Palme e deve scappare proprio perché non segue una via religiosa tradizionale. Se avesse scelto il monachesimo benedettino non ci sarebbero stati problemi, i suoi l'avrebbero accompagnata con grande onore. Il problema è che sceglie di seguire Francesco e questo fa problema ancora all'epoca. Francesco da pochi anni ha iniziato il suo percorso di vita evangelica, non ancora Francesco Santo come lo conosciamo oggi. Questo è il coraggio di Chiara, no? Era talmente grande, bello, significativo quello che aveva trovato nelle parole, nel volto di Francesco, nella sua esperienza di vita, che nulla la ferma. E lo segue non, come potremmo capire ed intendere noi, non andando dietro a lui, andando dietro al Signore, questo è importante, al modo di Francesco, però in una vita di clausura a sua volta. Chiara aveva una piccola esperienza in un monastero, in questo monastero benedettino di cui parlavo, a Bastia, pochissimi giorni, probabilmente solo per avere un luogo che la difendesse dalle ritorsioni dei genitori, della famiglia che la vogliono riportare a casa. I monasteri benedettini godevano del cosiddetto diritto di asilo, chi si rifugiava lì non poteva essere toccato. Chiara inizia una vita penitente, mostra ai parenti che la vogliono riportare a casa il capo tonsurato, che è segno evidente di una scelta di vita, appunto quella dei penitenti, come dire ho cambiato stato sociale. I parenti si fermano, se ne vanno e lei però abbandonerà il monastero benedettino perché non trovava lì e non avrebbe potuto trovare lì il suo ideale di vita, di una vita povera e di una vita anche di uguaglianza all'interno della comunità, dove le sorelle fossero pari tra di loro, non ci fossero ruoli gerarchici definiti come nei monasteri benedettini. Ed inizia così la sua avventura.